Iniziamo questa breve visita ad Auroville dal Visitor Center, che accoglie tutti coloro che visitano Auroville per la prima volta, con informazioni, esposizioni, mostre, pannelli esplicativi, negozi e piccoli ristoranti. Una particolarità del Visitor Center è che, proprio per essere aperto anche a turisti occasionali di un sol giorno, accetta anche denaro in contanti, liquido che normalmente in Auroville non viene scambiato. Perché uno degli esperimenti fondamentali di Auroville è proprio di liberarsi dall'uso e dai condizionamenti del denaro. Qui il lavoro non sarà più un modo per guadagnarsi da vivere, ma un modo per esprimere la propria personalità e per sviluppare le proprie capacità, restando al servizio della comunità che, a sua volta, provvederà a ciascuno la sussistenza individuale e la sua sfera d'azione. È appunto ora di pranzo. Ci fermiamo alla caffetteria, dove preparano piatti indiani, ma anche della cucina internazionale, francesi, italiani, spagnoli, coreani. Questo è uno dei pochi ristoranti di Auroville che, oltre alla cucina vegetariana e vegana, offre anche piatti a base di carne e pesce. Il piatto preferito rimane l'Healthy Plate, il piatto della salute che cambia ogni giorno, vegetariano ma con la giusta quantità di proteine, vitamine, carboidrati e zuccheri per una dieta sana ed equilibrata, con ingredienti per la maggior parte locali. È molto gustoso. Scopriamo anche l'origine ideologica della visione di Auroville, attraverso il pensiero e gli scritti di Sri Aurobindo, filosofo e poeta, rivoluzionario e visionario, e di Mira Alfassa, affettuosamente chiamata Mer o la madre dagli aurovilliani, per il suo ruolo di guida e di fondatrice materiale di Auroville nel 1968. Filmati video in varie lingue e riproduzioni in scala ci preparano alla prima visita del Matrimandir, il cuore e lo spirito di Auroville, luogo di pace, di silenzio e meditazione al centro della città. Auroville è una città internazionale, ma anche profondamente calata nella regione che la circonda, il Tamil Nadu e Pondicherry. Molte sono le iniziative ed attività in comune tra Auroville e la sua bioregione,
la regione che ci ospita. Alcuni pannelli esplicativi illustrano queste attività. Auroville è molto innovativa in tutti i suoi aspetti, a partire dalla qualità dell'acqua che costituisce l'80% del nostro corpo. Aquadin, seguendo i principi dello scienziato giapponese Masaru Emoto, produce sistemi di purificazione e dinamizzazione dell'acqua che beviamo, fino a ristabilirne i cristalli originari che solitamente vanno perduti nei vari trattamenti. Un po' più consapevoli, ci avviamo adesso con una passeggiata di 800 metri tra sentieri fioriti con pannelli che illustrano il significato spirituale dei fiori che ci circondano verso il Matrimandir, il cuore spirituale di Auroville. Dal viewing point, punto di osservazione privilegiato sui giardini della pace, si possono ammirare i 12 giardini, ciascuno ispirato ad una qualità spirituale, l'anfiteatro in cui ebbe luogo la cerimonia di fondazione di Auroville nel 1968, con l'urna a forma di bocciolo di loto in cui vennero versate manciate di terra da 240 paesi del mondo, e la carta di fondazione di Auroville. Qui ancora si svolgono raduni di meditazione collettiva in date prestabilite, all'alba, alla luce di un grande falò, con bellissime disposizioni floreali ed anche concerti di particolare interesse ispiratore. La carta di Auroville. Auroville non appartiene a nessuno in particolare. Auroville appartiene all'umanità nella sua totalità, ma per vivere ad Auroville bisogna essere servitore volontario della coscienza divina. Auroville sarà il luogo di un'educazione senza fine, di un progresso continuo e di una giovinezza senza vecchiaia. Auroville vuole essere il ponte tra il passato e il futuro. Approfittando di tutte le scoperte esteriori e interiori, Auroville vuole lanciarsi con coraggio verso le realizzazioni a venire. Auroville sarà un luogo di ricerca materiale e spirituale, per dare un corpo vivente ad una vera unità umana. Un sogno. Dovrebbe esserci in qualche angolo della terra un luogo di cui nessuna nazione abbia il diritto di dire «è mio», un luogo dove ogni uomo di buona volontà, con una sincera aspirazione, possa liberamente vivere come un cittadino del mondo, obbedendo ad una sola autorità, quella della verità suprema, un luogo di pace, di concordia e di armonia, un luogo dove i bisogni dello spirito e la ricerca del progresso prevalgano sul soddisfacimento dei desideri e delle passioni, sulla ricerca del piacere e del godimento materiale. In questo luogo i bambini potrebbero crescere e svilupparsi integralmente, senza perdere il contatto con la loro anima. L'istruzione sarebbe data non per superare esami ed ottenere diplomi e sistemazioni, ma per arricchire le facoltà esistenti e farne nascere di nuove. In questo luogo si provvederebbe in ugual misura ai bisogni di ognuno e la superiorità intellettuale, morale e spirituale si tradurrebbe nell'organizzazione, non in maggior piacere e potere, ma in maggiori doveri e responsabilità. La bellezza in tutte le forme artistiche, pittura, scultura, musica e letteratura, sarebbe ugualmente accessibile a tutti, essendo la facoltà di partecipare alle gioie che essa dà limitata unicamente dalla capacità di ciascuno e non dalla posizione sociale o finanziaria.
perché in questo luogo ideale il denaro non sarebbe più il padrone sovrano. Il valore personale avrebbe un'importanza infinitamente superiore a quello della ricchezza e della posizione sociale. Il lavoro non sarebbe un mezzo per guadagnarsi la vita, ma il mezzo per esprimere e sviluppare le proprie capacità e possibilità, servendo contemporaneamente l'insieme del gruppo che da parte sua provvederebbe alla necessità dell'esistenza e del campo d'azione di ognuno. In sintesi, sarebbe un luogo in cui le relazioni fra gli esseri umani, che di solito sono quasi esclusivamente basate sulla concorrenza e la competizione, sarebbero sostituite da sentimenti di emulazione, di collaborazione e di reale fraternità. La Terra non è certamente pronta a realizzare un tale ideale, perché l'umanità non possiede ancora le conoscenze necessarie per capire ed accettare ciò, né l'indispensabile forza cosciente per eseguirlo. Ecco perché lo chiamo un sogno. Eppure questo sogno è sulla strada per diventare una realtà. È esattamente quello che stiamo facendo su piccola scala, in proporzione ai nostri modesti mezzi. Il risultato è certamente ben lungi dall'essere perfetto e progressivo. A poco ci avviciniamo al nostro scopo, che speriamo di essere in grado un giorno di offrire al mondo. Un mezzo pratico ed efficace di uscire fuori dal presente caos per rinascere ad una nuova vita, più vera e più armoniosa. Ma come si realizza questo progetto altamente spirituale nell'organizzazione di una città galassia da 50.000 abitanti? Dal Matrimandir, cuore spirituale di Auroville, passiamo a poca distanza al cuore amministrativo. La Town Hall, palazzo di città, raccoglie appunto gli uffici amministrativi, di programmazione, finanziari, di pianificazione e di vari gruppi che si dividono i compiti di governare la città su mandato dei residenti. La palazzina accanto, il Multimedia Center, ospita gli uffici di comunicazione, stampa, radio, video, siti web, traduzioni, oltre agli uffici grafici. Al piano terra, il Cinema Paradiso, da 150 posti, ogni sera proietta un film di una nazionalità e lingua diversa, tutti con sottotitoli in inglese. Di seguito troviamo gli uffici della Foundation, rappresentanza del governo indiano. Proseguendo c'è la palazzina della SAIER, che ospita i funzionari del settore educativo, scuole, eccetera. E infine la palazzina degli archivi, che raccolgono e rendono disponibili materiali di studio e di ricerca su Auroville. All'interno della Town Hall, gli uffici ed i gruppi che fanno funzionare le attività amministrative. Potremmo dire il governo della città.
Una delle costruzioni più belle ed importanti di Auroville è il Savitri Bhavan, gruppo di edifici dedicati agli studi e ricerche sugli scritti ed insegnamenti di Sri Aurobindo e di Mer. Savitri è il poema epico di quasi 24.000 versi scritto da Sri Aurobindo nell'arco di oltre 30 anni. Qui vengono esposti al pubblico i 472 quadri dipinti da Uta sotto la supervisione di Mer negli anni 60 ed illustrano altrettanti passi salienti del poema Savitri. Altre mostre temporanee trovano ospitalità di tanto in tanto, mentre la sala di lettura, il primo edificio che venne completato nell'agosto 1999, viene usata per conferenze, lezioni, corsi. La biblioteca raccoglie libri e pubblicazioni che completano e facilitano lo studio degli scritti di Sri Aurobindo. La biblioteca digitale fornisce un accesso individuale computerizzato ad una serie di documenti video ed audio che si riferiscono a Savitri e agli altri scritti. Le attività del Savitri Bhavan si susseguono per tutto l'anno, offrendo quotidianamente conferenze, ritiri, dibattiti, eventi musicali e teatrali, proiezioni di film, oltre a sessioni di orientamento agli studi e alla pratica dello yoga integrale, tutti aperti al pubblico. Unity Pavilion, padiglione dell'unità, prende il suo nome dal concetto di unità umana propugnato da Sri Aurobindo. L'edificio, situato all'ingresso della zona internazionale, vuole essere un punto di aggregazione per i popoli e le culture che convivono in Auroville. Vi si svolgono assemblee dei principali gruppi di lavoro, conferenze, spettacoli teatrali, musicali e di danza, feste, rassegne d'arte e cultura. Fu completato nel 2012 dagli architetti italiani Piero e Gloria Ciccionesi ed ospita anche la Sala della Pace, in cui è situata la Tavola della Pace dell'architetto giapponese George Nakashima, tratta da un unico tronco d'albero, uno dei 5 esemplari distribuiti nei 5 continenti del mondo. Bharat Nivas è il padiglione dell'India, con molti edifici, sale per mostre ed esposizioni, un auditorium teatro da 650 posti, due guest house e vari servizi come ufficio postale e biblioteca. Il Kala Kendra, salone per esposizioni, è molto particolare con la sua forma circolare, come il Savchu, che ha ospitato per anni riunioni ed assemblee dei residenti ed ora ospita corsi e lezioni di danza, musica ed arti marziali.
nell'adiacente padiglione della cultura tibetana si respira un'aria di spiritualità e serenità. Ospita esposizioni, conferenze e laboratori vari. È frequentatissimo alla vigilia di ogni nuovo anno per il Festival delle Mille Candele con canti dei monaci buddisti tibetani. È stato visitato 3 volte dal Dalai Lama, un entusiasta supporter di Auroville. La zona industriale è un'altra delle 4 zone previste all'interno della galassia Auroville. La nostra breve visita inizia con Svaram, dove si sperimentano e fabbricano strumenti musicali, sia tradizionali che innovativi, nati da appassionate ricerche sul suono. Upasana si dedica ai tessuti e alla moda sostenibile, naturale e creativa. Famosa nel mondo la bambolina tsunamica, simbolo della rinascita dopo il tremendo tsunami del 2004. E small steps, piccoli passi, borse e zainetti di tela leggera che vanno a sostituire la plastica nell'uso quotidiano. Fautori della gift economy, l'economia del regalare. Il Bamboo Center tiene corsi avanzati sui vari usi del bambù, dall'architettura ai giocattoli, dagli strumenti musicali ai mobili, agli oggetti d'arte. Passiamo ora alla zona culturale, in cui si trovano scuole, atelier d'arte e di ceramica, anfiteatri, studio di registrazione e sala prove, un teatro, ampie zone dedicate ad attività sportive e il centro giovani. Lo Youth Center è un centro ricreativo per ragazzi di tutte le età, con giochi, sport all'aria aperta, pizza e musica il sabato sera, un mercatino settimanale di artigianato, insomma un centro di aggregazione e socializzazione per i giovani. Tra le scuole superiori di Auroville visitiamo Transition School per studenti dai 6 ai 14 anni, Future School per studenti dai 14 ai 19 anni e Last School ad orientamento artistico per studenti dai 14 ai 18 anni. Tutte sono molto innovative e basate sulla scelta indipendente degli studenti stessi, sulla base dello yoga integrale e dell'unità nella diversità.
ci avviamo ora verso la zona residenziale ed incontriamo per prima Santé, una clinica multifunzionale che offre cure mediche di vario genere, dalle tradizionali allopatiche alle omeopatiche, ayurvediche, massaggi, agopuntura, pronto soccorso ed ambulanza. Il tutto in un ambiente amichevole e rilassato. Proseguendo lungo la Ring Road, nella zona residenziale, visitiamo i due insediamenti abitativi più recenti. Humanscape ha appartamentini gratuiti per giovani aurovigliani fino ai 40 anni, in parte già assegnati, in parte ancora in costruzione. Calpana, inaugurato di recente, progettato con molto gusto artistico e comunitario, offre appartamenti, uffici, studi e una piccola guest house. Infine, facciamo una breve visita a Realization, una comunità ecologica costruita dall'architetto Satprem con tetti a volta ed utilizzando mattoni costruiti sul posto con una macchina che utilizza il terreno scavato per le fondamenta. Auroville è immersa nel verde e circondata dalla Green Belt, una cintura verde di fattorie e foreste create dagli aurovigliani, in un terreno che 50 anni fa era completamente desertico e che ora prospera di piante, fiori, animali selvatici, uccelli. Siamo chiamati ad una grande avventura, ma l'avventura è solo agli inizi.